Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Quasi 66 milioni di euro per mitigare il rischio idrogeologico è quanto annunciato dalla Regione Abruzzo, che ha presentato il nuovo piano che prevede 74 interventi in 40 comuni abruzzesi. Il servizio è di Paolo Renzetti. È venuto fuori questo piano di 65 milioni di euro ulteriori rispetto agli ultimi 25 milioni di euro, che descrivono interventi puntuali su circa 40 comuni, 7-8 situazioni idrauliche e fluviali puntuali e anche difesa della costa per alcune altre realtà di tratti di mare. Noi assicuriamo ai sindaci, ai gestori anche dei servizi competenti alla Regione, che continueremo a procurare risorse per aumentare questi investimenti che devono mitigare il rischio idrogeologico, consolidare i centri abitati, fare in modo da ridurre anche il rischio esondazione fluviale e difendere le attività economiche della costa e la bellezza del nostro mare. Siamo adesso a oltre 250 milioni di euro di investimenti in 30 mesi a favore della stabilizzazione del suolo abruzzese. Di qui a 60 giorni noi avremo di sicuro i vincitori delle gare, che sono gare ad evidenza pubblica, e poi i vincitori delle gare dovranno dimostrare l'idoneità giuridica, avere pagato i contributi, essere a posto con l'antimafia per poter avere la consegna dei lavori e iniziare le attività di cantiere. Anche l'Europa ci darà risorse e continueremo anche, come ci incoraggia la struttura tecnica di missione di Palazzo Chigi. Ho chiesto ai sindaci, ai progettisti dei sindaci, di fare in modo che le economie non siano necessarie, poiché devono servire a finanziare ulteriori investimenti. Noi di qui ad un mese metteremo in campo altre condizioni per altre procedure, per altri finanziamenti. Presidente, lei in conferenza stampa ha parlato della tragedia di Rigopiano, ha detto vogliamo avere la verità e anche presto. Noi concorreremo attraverso la nostra documentalità, le nostre esperienze, a favore della magistratura per ricostruire la verità, poiché questa serve indiscutibilmente, come già stanno facendo i magistrati. E poi vogliamo dare una mano ad organizzare ulteriormente la filiera istituzionale per fare in modo che l'impazzimento climatico la prossima volta abbia una risposta crescente, anche dal punto di vista delle risorse. E avete ascoltato il presidente D'Alfonso, che citava l'inchiesta della magistratura sulla tragedia di Rigopiano. A proposito, i carabinieri forestali di Pescara stanno ascoltando il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, nell'ambito delle indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano travolto da una valanga, lo ricorderete, il 18 gennaio scorso. Al vaglio tutte le competenze, i passaggi che chiamano in causa l'amministrazione del comune del Pescarese nella gestione dell'emergenza maltempo che nei giorni della tragedia ha flagellato l'intero comprensorio. Andiamo avanti, il Forum dell'Acqua prosegue la disamina del disastro che ha colpito l'Abruzzo e dopo l'esposto presentato sulla tragedia di Rigopiano si appresta ad affrontare anche il problema del blackout elettrico. Il servizio di Francesca Romana Testi. Una tempesta perfetta, così è stato definito il tragico susseguirsi di emergenze che l'Abruzzo ha visto scatenarsi in pochissimi giorni. Una nevicata straordinaria per quantità e forza, un blackout durato fino a una settimana, un terremoto e una slavina che ha spezzato 29 vite nell'hotel Rigopiano. 6 vite a Campofelice con lo schianto di un elicottero del 118 e 5 vittime in provincia di Teramo decedute per le condizioni estreme in cui si sono trovati per la morsa del gelo. Un quadro drammatico che oggi si studia per capire chi abbia sbagliato e soprattutto in cosa. Geologi, ingegneri hanno spiegato in maniera unanime sostanzialmente che lì era un posto dove non si doveva costruire e che quel fenomeno che abbiamo visto, sicuramente importante, era periodico, abituale addirittura, hanno scritto l'Università di Camerino. Certo, noi abbiamo osservato una disorganizzazione generale, non un'organizzazione, una disorganizzazione generale, abbiamo visto tanti singoli operare anche in maniera eroica, però non possiamo non notare che c'è stata l'organizzazione e ha fallito su tutti i fronti, a partire dal Presidente della Regione, che noi abbiamo visto in quelle ore chattare su Facebook, sulla propria, cioè cercando di risolvere, risolvere i problemi fuori da ogni filiera istituzionale. È prevista dalle norme di legge, nonché poi tutto l'aspetto Terna ed Enel, la rete elettrica che insomma, per una settimana ha trasformato l'Abruzzo e l'ha rifatto ritornare nel Medioevo. Ora, su questi aspetti non possono passare in cavalleria, perché noi riteniamo che sia uno spartiacque
questi fatti che sono accaduti per la nostra regione. Ci sono stati morti anche fuori da Rigopiano purtroppo, e che reclamano giustizia. E quindi noi opereremo con dei sposti specifici sull'aspetto di blackout e sugli aspetti della disorganizzazione, perché chi ha avuto responsabilità in questo disastro paghi fino in fondo, e soprattutto vorremmo evitarlo per il futuro. In questa giornata, in questo momento, la Regione Abruzzo sta pubblicando quello che è il piano per il rischio del dissesto idrogeologico, con tutti i fondi destinati ai vari comuni. Si pensa a quello che è un altro rischio per l'Abruzzo? Beh, intanto sono piccoli fondi rispetto, se pensiamo che la Fondovalle Sangro, che 5 chilometri, costa 190 milioni di euro, cioè è il più grande intervento oggi, e sulla rete elettrica il più grande intervento è quello di Terna per 1 miliardo di euro per fare un cavo che arriva dal Montenegro. Beh, sono follie, va rivista questa programmazione, perché è proprio quel tipo di programmazione che ha creato i problemi sul nostro territorio, perché invece di fare manutenzione si è pensato alle grandi opere e poi ci ritroviamo tutti per terra praticamente. Via via che sfuma l'emergenza e si torna lentamente alla normalità, si avvia anche la conta dei danni, e ovviamente il settore più colpito è quello dell'economia, dell'industria e delle imprese, e per questo Confindustria Abruzzo ha chiesto un incontro urgente al Presidente della Regione Luciano D'Alfonso per discutere degli interventi da mettere in campo per mitigare la sofferenza degli imprenditori. Vediamo. Presidente Ballone, maltempo, tutto quello che è successo nelle ultime settimane ha rappresentato anche un danno per le imprese abruzzesi, la Regione si sta attivando per la valutazione dei danni, Confindustria cosa dice? Abbiamo preso una posizione chiara, anche pubblica, abbiamo individuato delle forti criticità, soprattutto dopo l'evento, perché oggettivamente si è trattato di un evento eccezionale, ma la risposta è stata lenta, è stata inadeguata per quanto ci riguarda. Le imprese sono state fortemente danneggiate, sono rimaste per giorni e giorni senza energia, senza comunicazione, senza telefoni, senza possibilità che le maestranze potessero raggiungere i rispettivi siti produttivi, e quindi danni importantissimi che stiamo quantificando. Danni importanti soprattutto in alcune zone interne della regione, questo è un danno che si aggiunge ad altri problemi evidentemente? Certamente sì, ci sono state zone ovviamente molto molto colpite da questi eventi, con crolli addirittura di imprese, di stabilimenti, di tetti. I danni sono ingenti e, ripeto, stiamo facendo una ricognizione per quantificarli. Dopo la ricognizione ci sarà e ci dovrà essere l'impegno della politica per far sì che chi ha subito dei danni possa essere risarcito. Abbiamo in effetti chiesto un incontro al Presidente D'Alfonso per stabilire un tavolo, come dire, di verifica di tutti questi aspetti. E la provincia di Teramo ha chiesto, in considerazione dei danni subiti dal territorio da agosto 2016 in poi e della necessità di recuperare risorse per intervenire non solo sul ripristino delle opere danneggiate ma anche per gli investimenti a favore dei servizi, delle strade e delle scuole, come detto la provincia di Teramo ha chiesto al governo di sospendere il prelievo di circa 15 milioni di euro su base del 2016 che lo Stato centrale ha effettuato nei confronti dell'ente locale. Abbiamo chiesto anche la collaborazione dell'onorevole Paolo Tancredi, membro della Commissione Bilancio e Finanze, ha spiegato il presidente Renzo Di Sabatino, affinché questa urgenza sia adeguatamente rappresentata al governo. E restiamo a Teramo, i commercianti si sentono smarriti, abbandonati dalle istituzioni e dalla politica in questi giorni difficili del post sisma e post maltempo. La città si è spopolata e le attività commerciali ovviamente ne risentono. La categoria chiede immediati sgravi fiscali dal governo e una programmazione da parte del comune per cercare di avere un futuro. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Tra le categorie maggiormente colpite dagli ultimi eventi naturali in Abruzzo c'è quella dei commercianti. A Teramo soprattutto, dove tanti cittadini hanno scelto di trasferirsi sulla costa, sicuramente per eccesso di allarmismo, la situazione sta degenerando di ora in ora. E le risposte dalle istituzioni non devono tardare ad arrivare, perché l'autonomia economica di queste attività è diventata esigua. Ma voi di cosa veramente avete bisogno in questo momento? Noi abbiamo bisogno di un aiuto serio, di un aiuto che arrivi dal governo, ma deve essere la nostra regione a rappresentarci.
Noi siamo stati zitti fino adesso, continueremo a stare zitti per rispetto anche di tutto quello che è successo intorno a noi, però iniziamo veramente a sentirlo. Noi è da agosto che tra una cosa e l'altra stiamo tirando la corda, è da agosto, con le scosse di agosto, che Teramo vive in un clima di terrore. Se non ci danno una mano adesso, io non so per quanto tempo i negozi a Teramo potranno andare avanti. Io non posso pensare che un teramano voglia trasferirsi, voglia lasciare questa città. Io non, mi fa orrore pensare che questa città si possa spopolare, assolutamente. Dobbiamo continuare a combattere noi in prima linea e in prima fila. Disperati più degli altri i commercianti del Corso San Giorgio, che hanno già dovuto subire un cantiere per oltre 8 mesi a causa dei lavori di rifacimento della pavimentazione. Lavori attualmente fermi e non si sa perché. Una volta completato il corso nuovo di Teramo sicuramente sarà bellissimo e diventerà una grande attrazione, sì, ma quando? Innanzitutto crede più nella città propria, innanzitutto, crede in quello che si fa, innanzitutto, e dare dei servizi buoni. Il commercio dopo gli ultimi avvenimenti è veramente in crisi dal momento che le scuole sono chiuse, le persone sono giustamente fuggite perché non si sentono sicure nella propria città. Penso che sia un discorso che va molto indietro. La politica probabilmente ha fatto delle scelte sbagliate e non ha programmato soprattutto. Una città che non ha un programma, che non ha programmazione, a mio avviso non ha futuro. Le parole d'ordine oggi tra i teramani sono resistere, fare acquisti in città, stringere i denti e restare uniti perché, come dice il vignettista Ivan Di Marcello, nonostante tutto Teramo fa a matti. CGIL, CISL e UIL si sono riunite questa mattina per affrontare in un convegno organizzato a Pescara i punti salienti di un piano da discutere con il governo dedicato proprio alla crisi economica ed occupazionale. Sindacati riuniti per affrontare le questioni chiave dell'avvio del nuovo anno. Al centro dell'attenzione resta il problema dell'occupazione e dei contratti di lavoro. Noi stiamo valorizzando l'accordo fatto con il governo che ha trovato attuazione legge di bilancio, che dopo tanti anni rimette 7 miliardi di euro nella previdenza. È un risultato molto positivo che noi vogliamo valorizzare e vogliamo continuare, perché l'accordo prevede una fase 2 nella quale dobbiamo affrontare il tema dei giovani e delle donne e il forte rilancio della previdenza complementare. Contemporaneamente il nostro paese ha bisogno di un grande sforzo per creare buona e stabile occupazione. Dopo le tante denunce sull'utilizzo estremo dei voucher, che mai hanno costituito una medicina per l'occupazione, oggi si attende la loro eliminazione da tutte le prestazioni che non rispondono al loro originario scopo. Una prestazione lavorativa di tipo saltuario occasionale che non è oggetto di un contratto di lavoro, modificato dalla legge 92/2012, che aveva invece introdotto i buoni lavoro e cancellato il requisito dell'occasionalità, instaurando nel contempo un limite economico per i prestatori di lavoro. I voucher devono servire solamente per il lavoro veramente occasionale. C'è stato un abuso in questi mesi. L'impegno di tutto il sindacato è di eliminare questo abuso e chiediamo al governo e al Parlamento di varare subito una normativa che riconduca l'uso dei voucher alla stretta necessità. Gli ultimi dati pubblicati dall'Istat mettono addirittura in evidenza il rischio di una deflazione, cioè i prezzi che diminuiscono, e quando i prezzi diminuiscono c'è un'aspettativa che i prezzi diminuiscono ancora, quindi si bloccano i consumi. I consumi bloccati mettono in difficoltà l'economia nel suo complesso, quindi c'è bisogno di una iniziativa unitaria del sindacato, di un confronto con il governo che metta al centro di questo paese un grande straordinario piano per il lavoro e l'occupazione, in particolare per il lavoro e l'occupazione giovanile. Gli ultimi dati sulla disoccupazione sono dati preoccupanti, e sono dati molto preoccupanti in particolare per la disoccupazione giovanile. Dobbiamo assolutamente avere la grande capacità di riprendere i confronti sul rilancio e lo sviluppo per ridare fiducia e affrontare i temi che dall'emergenza sono venuti fuori, a partire dai danni che ha provocato e soprattutto dalla mancanza di salario che molti lavoratori hanno avuto. Dobbiamo avere questa grande capacità, si tratta di lavorare di più, noi siamo disponibili, speriamo di avere nella regione un gruppo affiatato che sia disponibile nei prossimi giorni a riavviare tutti i confronti.
Ed ora ci occupiamo di scuole di istruzione. Saranno affidati entro febbraio gli incarichi per le verifiche di vulnerabilità sismica delle scuole superiori teramane. Ad annunciarlo è la provincia che questa mattina, in previsione della ripresa dell'attività didattica nelle scuole del capoluogo in programma da mercoledì, ha riunito il tavolo tecnico per la definizione del quadro dei provvedimenti delle scuole di propria competenza. Chiarito che la Protezione Civile ha compiuto i sopralluoghi post-sisma in tutte le strutture di competenza della provincia e che tutte sono state classificate in A, cioè l'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo. Così il presidente Sabatino ha specificato che in seguito all'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stata stanziata la somma di oltre 1 milione di euro per le verifiche di vulnerabilità sismica. L'Unione degli Studenti di L'Aquila ha chiesto che vengano garantite la sicurezza e la stabilità delle sedi all'interno dell'Ateneo del capoluogo, dove l'attività didattica resta sospesa anche qui fino a mercoledì. Il servizio di Giorgio Alessandri. Dopo la sospensione fino a mercoledì dell'attività didattica predisposta dal sindaco dell'Aquila per le scuole di ogni ordine e grado del capoluogo in via preventiva, considerato l'intenso sciame sismico che da giorni interessa la città, anche l'Università dell'Aquila ha disposto lo stop delle attività didattiche, lezioni, esami ed esercitazioni da sabato 28 gennaio a martedì 31 gennaio 2017. Le attività riprenderanno dal 1 febbraio, mentre con il parere concorde di tutte le componenti del Consiglio studentesco, il presidente Marco Bosica ha chiesto alla rettrice il posticipo della didattica di una settimana, così da permettere una ricalendarizzazione regolare degli esami ed evitare che ogni singolo studente debba contattare, auspicandosi una risposta, il docente per sostenere l'esame. In una città a vocazione universitaria, però, la tragedia della Casa dello Studente ha segnato una ferita quasi indelebile nel mondo studentesco e non. Per questo l'Unione degli Universitari ha chiesto chiarezza in merito alla sicurezza degli edifici che ospitano le attività dell'Ateneo. Finalmente, dopo lo scorso CDA, ferma l'UDU, si è iniziato a parlare di vulnerabilità sismica e riteniamo che sia saggia una scelta quella del fascicolo del fabbricato, ma le verifiche di vulnerabilità dovevano essere effettuate per legge entro il 31 marzo 2013. Siamo nel 2017, le sollecitazioni del delegato di Ateneo per la prevenzione e protezione sono state ignorate e solo a seguito delle ultime scosse l'Ateneo si è attivato. L'UDU, oltre alle prove sugli edifici e alla certezza che questi siano a norma, chiede da anni che siano effettuate prove di evacuazione con costanza al fine di avere studenti, personale e docenti pronti a gestire situazioni che nei nostri territori dovrebbero essere di normalità e non di emergenza. Nel 2014 fu risposto che ne sarebbero state programmate 2 al mese, ma oggi, affermano dall'UDU, è difficile trovare studenti che ne abbiano fatta più di una in tutta la loro carriera universitaria. È responsabilità dell'Ateneo, conclude l'UDU, la sicurezza degli studenti. Per questo è necessario che si chiarisca nel minor tempo possibile, tramite comunicazioni e documenti ufficiali, l'attuale stato degli edifici verificato con le prove di primo livello e che si proceda alla sensibilizzazione di tutti coloro che frequentano l'Ateneo. Ed ora siamo allo sport, iniziamo dalla Serie A. Dopo il KO di San Siro con l'Inter in una gara senza storia, il Pescara è già al lavoro per preparare il doppio turno casalingo, prima il recupero con la Fiorentina mercoledì, poi il match contro la Lazio domenica. Ultime 2 giornate di calciomercato intanto, Valerio Verre è vicinissimo alla firma con la Sampdoria, ma il centrocampista dovrebbe restare a Pescara fino a giugno. Poi continua il pressing dell'Atalanta su Caprari, in caso di partenza resta in piedi l'idea Cerci per la sostituzione. Il centrocampista Castanossa analizza così il momento del Pescara. Sì, sono molto contento che ho fatto il mio esordio in Serie A con una squadra come Inter, che è una squadra dei più forti d'Italia. Purtroppo il risultato non è andato tanto bene. Guarderemo la prossima partita, che è mercoledì. Ti aspettavi di giocare? Poi cosa ti aspetti da questa esperienza a Pescara? Sì, mi aspettavo di giocare perché sono venuto qua per essere a disposizione subito e il mister mi ha fatto giocare. Questa esperienza mi fa crescere sicuramente, perché giochiamo un bel calcio comunque, anche se la classifica dice l'altro, ma sicuramente fa un bel step alla mia carriera.
Sì, certo, perché sappiamo tutti che la nostra squadra, quando giochi con le squadre come Inter, che hanno i giocatori forti e che sono campioni, devi anche fare la fase difensiva. Allora io provo partita dopo partita a migliorare anche questo. Noi come squadra abbiamo fatto una riunione, abbiamo lasciato stare la classifica e abbiamo detto che cercheremo di dare il massimo ogni domenica e ogni partita di fare meglio dell'altra. Allora la classifica ora lasciamo a parte, proviamo a fare la prima vittoria. Non guardate la classifica, però ora ci sono due gare casalinghe in 4 giorni, però molto difficili con Fiorentina e Lazio. Sì, sono toste, gli avversari sono molto molto forti e come ho detto prima cercheremo di dare il massimo. Se la fortuna anche un po' con noi non fa male. In Lega Pro il Teramo esce sconfitto dal Braglia di Modena, partita finita 2-1 con i biancorossi in vantaggio, poi rimontati, esordio da incubo per il neo portiere Branduani. Vediamo il servizio della partita. Alla vigilia il tecnico Zauli aveva definito Modena-Teramo il primo di tanti spareggi, una gara da non sbagliare, ma al Braglia gli emiliani si sono invece confermati la bestia nera del diavolo, vincendo così come all'andata al Bonolis e ricacciando ancora più in basso in classifica un Teramo bello a vedersi solo nel primo tempo. Al cospetto dei gialloblu si presenta un Teramo con un 4-3-2-1, il modulo è questo, con l'ultimo arrivato Branduani in porta a difesa dei pali dei biancorossi e Camilleri in panchina, non convocati Croce, Steffè e Capitano, che nelle prossime ore saranno ceduti. In panchina Boulevardi, anche lui in lista di partenza. I canarini rispondono con un 3-5-1-1 e con Nolè e Diop in avanti. Si gioca in uno stadio quasi deserto di fronte a poco più di 2500 spettatori. Nella tribuna laterale nord presenti una trentina di tifosi teramani. L'avvio di gara è equilibrato con i ragazzi di Zauli che si lasciano però preferire per una manovra più spigliata. Al 17esimo il Teramo è già in vantaggio con Ilari che su cross di Di Paolo Antonio indisturbato mette in rete di testa alle spalle del portiere modenese. La formazione di casa non ci sta mentre i tifosi dagli spalti contestano il presidente Caliendo. Al 23 il pareggio locale sembra cosa fatta. Calapai crossa a centro area per Diop che con un tiro violentissimo manca di un soffio il gol dell'1-1. Al 31esimo c'è un tiro di Schiavi dalla distanza per il Modena con la palla che termina al lato. Ancora Teramo qualche minuto dopo con Di Paolo Antonio che serve Carraro che di testa mette ancora di un soffio al lato. Al 39esimo contropiede di Sansovini che supera con un pallonetto anche Manfredini e con Accardi che va poi a salvare alla disperata sulla linea di porta. Il Teramo meriterebbe il doppio vantaggio ma il primo tempo si chiude invece sull'1-0. Nella ripresa si ricomincia con il Modena che presenta in campo Milesi e Laner per Accardi e Aldrovandi. I biancorossi sembrano controllare bene ma al sesto c'è un malinteso fra Branduani e compagni con Diop che ne approfitta andando a realizzare il gol del pareggio. Rianimata dalla rete dell'1-1 la squadra di casa inizia a premere anche se al nono Ilari di testa mette alto. Ma Diop è in agguato e così al 13esimo sale ancora in cattedra il giovane senegalese che va a superare per la seconda volta Branduani portando in vantaggio la sua squadra. Zauli così tenta il tutto per tutto mandando in campo Fratangelo e Petrella per Baccolo e Carraro. Squadra a trazione anteriore ma con scarsi risultati visto che Sansovini e compagni non riescono praticamente quasi mai a creare problemi alla retroguardia emiliana. Ci prova solo al 34esimo Petrella con un tiro centrale non irresistibile che costringe però Manfredini alla parata in due tempi. Nel finale si infortuna nel Teramo anche Fratangelo, sostituito da Cesarini prima del generoso forcing finale della squadra del patron Campitelli con la buona occasione di Sansovini che al 41esimo di testa mette sull'esterno della rete troppo poco per tentare il pareggio con una sconfitta che fa piombare il Teramo ancora più in basso in classifica e nel prossimo turno con il Sant'Arcangelo non si potrà davvero sbagliare. Lasciamo la Lega Pro e scendiamo in Serie D con un gol per tempo di Palumbo. Il Pineto supera 2-0 il Romagna Centro e bissa la vittoria contro il Campobasso. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante.
Dopo la vittoria esterna di mercoledì contro il Campobasso nel recupero della prima giornata, il Pineto torna a vincere anche tra le mura amiche del Mariani Pavone e lo fa battendo con un netto 2-0 una giovane Romagna Centro, grazie ad una doppietta di Roberto Palumbo. Cambio di modulo per Daniele Amaolo, che opta per un 4-3-1-2, inserendo dal primo minuto tutti e tre gli uomini d'attacco, con Cacciatore dietro la coppia Ganci-Palumbo. Muccioli, che deve rinunciare a Pasquini e agli infortunati Magrini e Prati, risponde con un 4-4-2, con Delia e il neo arrivato Gagliardi in avanti. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della slavina a Rigopiano, il direttore di gara dà il via all'ostilità. La cronaca si apre al quarto d'ora con un tentativo del Romagna Centro. Sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, Maioli prova la girata al volo. Bello il gesto tecnico murato dalla difesa pinetese. Al 18esimo, occasionissima per il Pineto, con Palumbo che da distanza ravvicinata spizza di testa, ma Sarini è attento e para a terra. Nulla può però l'estremo difensore romagnolo al 23esimo, quando Cacciatore mette in movimento ancora una volta Palumbo, che questa volta non perdona, piazzando il preciso rasoterra a fil di palo che vale l'1-0. In avvio di ripresa qualche istante di apprensione per l'attaccante biancazzurro, che rimane a terra dopo uno scontro di gioco tenendosi la caviglia, ma dopo le cure del caso il bomber pinetese riesce a tornare in campo ed è ancora una volta decisivo. Infatti al 13esimo viene pescato bene da Ganci per il contropiede vincente, che porta al 2-0 in favore dei padroni di casa. Diagonale all'angolino, doppietta personale e terzo gol stagionale per Roberto Palumbo. Sotto di due reti Muccioli prova a cambiare e inserisce Mazzavillani, Battiloro e Ferri per Rava, Gori e Delia, con il Romagna Centro che ora si schiera a tre in avanti con Battiloro, Gagliardi e Ferri. E proprio quest'ultimo al 34esimo entra pericolosamente in area e subisce il fallo di Stacchiotti, entrato a rilevare Ganci, che il direttore di gara Andrea Ancora sanziona con la massima punizione. Dal dischetto va Gagliardi, che però si fa ipnotizzare da un ottimo Mazzocchetti, che neutralizza in due tempi tra gli applausi. Momento d'oro per il classe 98 del Pineto, che conserva l'imbattibilità da ben 467 minuti. Sicuramente uno dei giovani da tenere d'occhio. Sugli sviluppi dell'azione l'estremo biancazzurro però trattiene la sfera, il direttore di gara decreta la punizione a due in area che la difesa pinetese riesce in qualche modo a ribattere. Nei minuti finali i ragazzi di Amaolo controllano la gara senza subire grossi rischi e dopo 4 minuti di recupero possono gioire di fronte al proprio pubblico, riuscendo ad agganciare in classifica proprio il Romagna Centro, e mercoledì si torna già in campo per il recupero della terza giornata contro l'Agnonese. Cambiamo adesso girone, l'Avezzano non riesce a fare il salto di qualità, andiamo a vedere la partita contro l'Alba Longa finita 0-1. L'Avezzano fallisce l'opportunità di dare un'altra dimensione al suo campionato e dopo lo 0-3 a tavolino intascato la scorsa settimana inciampa al De Marzi al cospetto dell'Alba Longa, una partita che probabilmente dice che la squadra non è ancora pronta al salto di qualità. Il quinto stop interno stagionale dei marsicani coincide con il ritorno alla vittoria della squadra laziale, che rivede la zona playoff. Tortora sceglie il Baby Santi Rocco in attacco, più adatto ad un terreno di gioco allentato dal maltempo di queste settimane. Tanta qualità per l'Alba Longa col trio Gurma, Gruz, Pintori. E proprio in apertura di gara, al primo minuto, la squadra di Roberto Chiapparra firma il gol partita. Il merito è di Wilson Cruz, che incorna alle spalle di Lewandowski un cross proveniente dalla destra. L'Avezzano accusa il colpo ma prova subito a reagire già al terzo con un sinistro del framboliere Leto deviato in angolo. Al 13esimo una ghiotta palla gol capita sui piedi di Tommaso Marolda, che però la sciupa, mancando così l'1-1. Passano 2 minuti e l'Alba Longa si rifà viva, in questo caso con Pintori, ma Lewandowski nella circostanza è attento. L'Avezzano allora ci prova sulle palle inattive. Al 21esimo Marolda va giù al limite e lo specialista Tabacco tenta la trasformazione ma tira centralmente. Ancora il difensore marsicano ritenta da calcio franco, ma Faiella c'è. Allo scoccare della mezz'ora di nuovo protagonista Cruz, che dai 18 metri scalda i pugni di Lewandowski. Terza chance per Tabacco al 35esimo, alto questa volta. Chiude il primo tempo l'azione di Deramo al 42esimo, ma Faiella è ancora attento. Nella ripresa ci si aspetta un'accelerazione dell'Avezzano e invece sono gli ospiti a rendersi pericolosi, in particolare con Cruz, spina nel fianco della retroguardia biancoverde, doppia conclusione ribattuta, poi un'altra conclusione, quella dell'ex lancianese Pintori. Dal 16esimo l'Alba Longa controlla la partita e inaridisce il gioco dell'Avezzano, che stenta a incidere col passare dei minuti. L'unico squillo appena dopo la mezz'ora è di Sassarini, ma Faiella salva in angolo. Finisce fuori di molto la sventola di Giannone al 39esimo. Il forcing finale dei marsicani è sterile
e l'Alba Longa porta a casa i 3 punti. Per l'Avezzano una giornata no, ma mercoledì prossimo ci sarà l'opportunità del riscatto nel recupero della gara casalinga con il Sansepolcro. Sconfitte e polemiche in casa vastese, la Fermana passa 1-2 all'Aragona. Coda velenosissima quella della capolista, dura a morire come l'erba cattiva. Vastese Fermana merita di essere raccontata dal 90esimo. Il contatto tra Petrucci e Campanella non fa esitare il signor clerico di Torino, che consegna rigore e relativi 3 punti ai marchigiani. Il presidente biancorosso Bolani reclama su presunti e reiterati torti arbitrali, tanto da rintracciare in tribuna il selezionatore dell'AIA Rodomonti per cantare a squarciagola il proprio disappunto. Attimi di tensione, poi rientrati. Vastese dunque che interrompe la serie positiva nella giornata del ricordo delle vittime abruzzesi del Rigopiano. A Vasto si piange Jessica. Poi via le ostilità contro una Fermana ben organizzata, non a caso in vetta alla classifica. I locali fanno fatica a carburare con Prisco franco bollato da Bossa e un centrocampo in affanno sulla qualità dei canarini. La prima mezz'ora è quasi tutta ospite al 12esimo con 2 occasioni. Ci prova Petrucci da fuori col pallone che assume una traiettoria beffata. Guarda, Russo manda in angolo, poi Epas mette in mezzo, Rasoterra è forte, Cremona in leggero ritardo. Al 23esimo ecco il vantaggio fermano, da palla inattiva il pallone viene spizzato e diventa oro per Cremona, che capitalizza in splendida rovesciata. Vantaggio meritato e curva giallo-blu in brodo di giuggiole. È solo a questo punto che si sveglia la Vastese e pigia più non posso con la partita che si fa bella. 34esimo in mischia, ci provano Cosenza e Felici ma senza fortuna, col portiere Valentini che si oppone come può. Lo stesso numero 1 esce su Fiore, lanciato a tu per tu. Nel finale sempre Fiore su calcio Franco, che però spedisce di poco alto sopra la traversa. Ripresa, si rivede la Fermana particolarmente ispirata col trio D'Angelo e Petrucci larghi a sostegno di Cremona. Il migliore è proprio Petrucci, che al 10° subisce l'intervento di Allocca al limite della regolarità. Poi al 19esimo è lui a vincere il duello, sempre contro il capitano Vastese, ma pecca di imprecisione col diagonale che si spegne sul fondo. Ancora Fermana al 19esimo con la respinta corta di Russo, che vede Cremona calciare a botta sicura, lo stesso portiere rimedia però con un piede. Torna a crederci con una fiammata la Vastese quando al 23esimo Fiore pareggia i conti, bellissimo il calcio di punizione che riapre i giochi. L'Aragona diventa una bolgia, la Vastese dà l'impressione di poter firmare l'impresa con lo sgambetto alla capolista, ma rischia di esplodere al 90esimo quando il calcio di rigore non è contemplato di più. Cremona realizza e consente alla Fermana di volare sempre più in alto. La Vastese rallenta in classifica, ma urla al cielo il proprio disappunto nei confronti del giudice di gara. È tutto per la prima edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.